Matti sul canale Art. Siamo ancora una volta su MXGP3. Stiamo per affrontare la tappa a Mantova, gara 1. Come potete vedere, prima posizione nelle qualifiche. Ci posizioniamo ovviamente nella linea più interna. Cerchiamo di fare una bella gara. Partenza perfetta. All shot, grande così. Anche se Patrol ci stava insidiando. Mamma mia. Occhio a mettersi sul gradone lì al lato. Bello sto scrub. Mi sa che qua non ci sarà proprio storia, ragazzi, eh. Vinceremo proprio facile facile. Siamo anche partiti bene, quindi non dobbiamo neanche rimontare. Bello. Questo circuito è velocissimo, ragazzi, comunque. I waves sul banking della curva, sul canale stavolta. Stiamo andando fortissimo, stiamo andando veramente forte. Ocio, non ci stendiamo. Successo niente, vai così. Tanti waves per rendere un po' più tecnico questo circuito. Mamma mia. Abbiamo leggermente tagliato la curva, ma non fa niente perché non ci dà la penalità. Questi ingressi in curva, cazzuti e sportiveggianti. Mamma mia, com'è nervosa la moto. Eppure l'ho ammorbidita. Come sospensioni e come altezza da terra, il precarico. Occhio ad andare tra il pubblico. Va bene che mi amano, però non so se mi accoglierebbero a braccia aperte con una moto da 90 kg addosso. Aio. Terzo giro iniziato in questo momento, ragazzi. Là dentro sfruttiamo tutta la pista, anche i panettoni. Qui non ho avuto onestamente il coraggio di screbbare. Vai così, grandissimo, grandissimo. Questa moto si sta comportando alla grande su questo circuito molto rigido, molto solido. Una leggera incartata contro il muro, ma non fa niente.
Saluto a Covington. Errore, errore qui. Cazzo, ci ha buttato dentro. O meglio, il canale non ci ha ributtato dentro manco per niente. Bello qua come siamo arrivati. Inizia il penultimo giro di questa prima manche qui a Mantova. Vai così. Guardate i fumogeni con la bandiera italiana, grande. L'azzurro non so per chi era, suppongo Paturel. O forse il colore della nostra moto, non lo so. Ma non credo. Forse sì però, perché siamo in Italia, voglio dire. Errore qui, ma non fa niente. Mamma mia! Occhio! Cazzo, lo sapevo! Sì, ma il panetto è rimasto spostato. Per iniziare l'ultimo giro questa prima manche qui a Mantova, non qui, non dobbiamo andare fuori. Ultimo giro iniziato, siamo usciti dal canale, abbiamo affrontato troppo veloce sta curva, va bene. Occhio. Mamma mia, che zompo! Completamente a bandiera sul salto. Errorino qui, ma va bene. Che cacchio è successo? Siamo saliti sull'interno della curva, va bene. Manca poco alla nostra vittoria anche qui in Italia, ragazzi, nel Gran Premio di casa. Cacchio. Vaffanculo però. No, vabbè, la dobbiamo prendere proprio a ritroso. Siamo andati larghissimi, non siamo entrati nel canale. Vabbè, fa niente. Arriva l'ultimo salto e poi l'ultima curva prima del salto finale. Perfetto. Va bene ragazzi, prima
prima mancia è andata grandissima, alla grandissima. Andiamo direttamente alla seconda manche. Katsuki Sugata che sta per cominciare. Signorina alza il cartello. Non è andata benissimo la partenza stavolta. Patrulla il fall shot. Vabbè, come potete vedere siamo di un altro pianeta su questo circuito. Oppela. Un po' larghino qui nella seconda curva della chicane. Vabbè, ho preso il canale che ci ha portato giusto fuori. Il canale, scusate, il banking. Gran salto qui. Si superano tre panettoni praticamente. Il tempo è cambiato, come potete vedere è nuvoloso, ma non dovrebbe piovere per nostra fortuna. Mamma mia. Panettone preso. Ce lo portiamo a casa e ce lo mangiamo per Natale. Vai così, che gran velocità che stiamo facendo. Prendiamo anche il paletto in uscita di curva. Oh, non gira, eh. Ogni tanto si incarta di mortacci sua. Che trambate che dà qui. Quanti fumogeni hanno acceso, non c'è una visibilità così buona in questo tratto. Siamo andati fuori dal canale, ma in un certo senso ci è andata bene così. Fuori, no, niente, dobbiamo ripetere senza scrabbare magari. Ci siamo un po' infognati qui, attenzione che non dobbiamo far recuperare gli altri. Thank you.
stavolta i tornanti non li abbiamo fatti salendo sul banking esterno, li abbiamo fatti rimanendo all'interno. Forse è andata anche bene così, ma preferisco la traiettoria che facciamo di solito, quella appunto con usando il banking esterno alla curva. Oppela. Gran velocità qui. Bella laggata che ha tirato qui. Attenzione. E vabbè, che cazzo è successo? Questo non era il tornante, quello da prendere all'esterno. È così. Ultimo giro, ragazzi, che inizia in questo momento. Nervosissima la moto, troppo rigido questo assetto probabilmente, nonostante l'ho ammorbidito tutto. Così. Bello, bello. Stiamo andando fortissimo. Mi sa che facciamo il record all'ultimo giro. Cazzo di waves prima di sti tornanti, come mi danno al cappero. Sì, vabbè. È andata decisamente meglio così. Siamo il banking, vai. Stiamo arrivando sugli ultimi salti. No, non facciamo il record all'ultimo giro, però siamo andati veramente, veramente forte. Va bene ragazzi, è andata molto bene, Erlings è arrivato secondo, abbiamo guadagnato un altro punto sulle nostre statistiche, tranne sull'abilità sul bagnato ovviamente. Va bene, allora abbiamo un'offerta. Ciao Antonio, il tuo team non è passato inosservato e si sono fatti avanti nuovi sponsor. Vuoi firmare un contratto con uno di loro, continuare con quello attuale o preferisci correre con un team ufficiale? Io direi scegliamo un nuovo sponsor. Ah, questi sono MXGP, quindi dobbiamo scegliere la classe MX2.
Chiamo GoPro. GoPro. Va bene ragazzi, il prossimo Gran Premio è a Locket in Repubblica Ceca. Noi ci lasciamo qui, ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione.